Benvenuti su Hobbles, il miglior canale sul tubo italiano, con il dottor il signor Meg, Luna. e ritorniamo con Tanner su Driver 2. Bene, eccoci ritornati. Sta trasferendo i miei quattrini. È in attesa delle limousine per ritirare i dollaroni. I dollaroni. Sì, che posso. In che modo? Fa tutto Tanner! Grande Tanner! Che pensi mi? Che pensi mi? Allora, guardi la strada. Allora, è sicuramente a destra. Bene. È sicuramente a destra. È sicuramente a destra. Però è andato dritto. Attenzione. Destra, nel senso. È tutto relativo. Ecco. Insomma, una bella cosa, eh. Ah, no, aspetta. No, non c'è bisogno, perché dopo il tempo riavvia. E io questo lo so perché sono assolutamente. Quindi no, ricordate che avevamo già. Ricordate che avevamo già registrato. Le altre volte non c'era questa macchina. No. Ma le trova tutte lei, comunque. Cioè, ognuno ha le sue croci. Io ho la croce del garage e lei ha la croce del traffico ignobile. Di buono c'è che questa macchina la terremo ancora per poco, perché dobbiamo prendere la macchina dalla polizia per far felice Kane. No, veramente Kane ha detto: fai questa cosa, non mi interessa più. E tu cosa hai fatto? Non prendiamo la macchina della polizia, nessuno ci verrà dietro. No. Attenzione. Ah, che si levano dai coglioni. Va là, va là. Cosa fa lui? A piedi veniva dietro. Forest in versione divisa. Va bene. Forest in versione culotto carioca. Esatto. Che come una scatola di ciambelle, non sai mai quale ti capita. Che poi i poliziotti in carioca li potreste aver apprezzati in sopra piedi quasi piatti. No, no. Yeah. Non ricordo, io credo fosse American. Io qui del mondo di Reversa, ma soprattutto distorta, ognuno per i cavoli suoi. Signor Lune per andare a sinistra e sono per andare a destra. Il signor Lune è un comunista! Il signor Lune non conosce la moderazione. Allora, c'è da dire che questa missione noi ce la ricordiamo piuttosto complessa. Cioè, nel senso, diciamo che il tempo non viene regalato qui, quindi. No, assolutamente. Questi 2 minuti e 51 ci serviranno tutti. Una cazzata grossa, tipo andare con un palo. Lui come ha fatto con un angolo? Allora, voi mi dovete spiegare come facevano loro a essere già lì, cioè loro chi aspettavano? Ma perché probabilmente c'era il CB acceso in macchina. Sentito. Loro hanno triangolato il segnale del mio CB. Esatto. E la polizia di Rio non è che dorme sulla paglia. Che te lo dico a fare? Dottore, si guarda bene la strada, non ha bisogno di una. No, va bene. Sono qui tra un po'. Tanto, auto della polizia che ha un secchio posto della sirena. Quindi nel caso il figlio del poliziotto voglia andare. Non potevano investire sui LED e allora hanno investito su una lampada. Dai, dai! Ale, fa. Allora, girare. Adesso dobbiamo andare sempre dritto. Un attimo che qui mi rinfresco la memoria, perché è giusto. Allora, passa da flamenco. No, passa da sotto. Da sotto la seconda sinistra. Sì, adesso passo sto quartiere e poi prendo non questa qui, questa strada L, ma
quella che prima di la giro sinistra prima di arrivare a Flamenco, che mi sembra leggermente più. Lei è sicuro? Sì, sì. Prima boh, le altre volte l'ho ripassato. In una delle nostre prove è andata non a buon fine. Avevo avuto certi problemi con tu entri, tu segui la mappa ti dice no, tu sei 30 metri più indietro, quindi prendi la nostra volta. Esatto. Quindi qui Ma io sono un fifone. Non doveva girare a sinistra lì? No. Capito la sua intenzione. Ti ho detto, non quella L, quella tu. Ma allora lei, signorone, non mi sta ascoltando. E che cos'è? Buona. Ok. Sta abriendo. E stai aprendo? Ugg ugg. In realtà è tutto così. È tutto un ugg ugg. Na 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 na. Cioè, ma un popolo carioca può andare in giro con un'auto della polizia che ha una sirena così insulsa? Tra l'altro non si sposta neanche nessuno. È triste. Cascano in depressione, vanno avanti a guidare così, con la testa giù. Cioè, il rischio è che aumenta le dimensioni. Sì, cioè, tipo questo che sono qui una mignotta. Tua mamma sta la sua salaria, che non so come si dice la salaria in inglese. La salage! L'auto della polizia, speriamo sia l'ultima, anche perché mancano 35 secondi. Vai. Scegli una strada grosso modo, ecco adesso mancano 35 secondi. Attenzione qua a sinistra, ma allora a sto punto tra due. Aspetto, la polizia ci ha abbandonato. Sembra che siamo nella safe zone. Qui a sinistra, attenzione. Ma cazzo, dove c'è? Segnaletica orizzontale, come da Ancona. Salutiamo gli amici di Ancona. Ciao Ancona! Voi che siete di Ancona sapete che da Ancona non esiste segnaletica orizzontale. E non vedo punti. Vedo qui a destra. Ah, qui. 3, 2, 1. Cosa mi fa il dottore? Lodi al dottore. Cioè, se lo merita tutto. E noi direi taglino. Ma guardi, a questo punto, visto che abbiamo messo il conferma, allora del un attimo, scusate. Taglino e ci arriviamo dopo. Sì. Siamo ritornati. Dunque, continuiamo. Vediamo. Continuiamo. Useremo la macchina della polizia, speriamo messa a posto per fare cosa. Bene. Quindi Tanner che direttamente alla fine, alla quarto capitolo ti prende e ti gisoneggia in faccia. È giusto, arrivo così. Lei pensi con l'Oculus Rift, dovrebbe essere questo? Questo è la pistola, Spara. Il grande Albertone. Vado avanti io, signorone. Vadi. L'ho visto in forma. Ferma la limousine prima che riesca a fuggire. Ci serviva la macchina della polizia. Tra l'altro non ci sono i danni. A me mi verrebbe da pensare che debba rubarla quella, Provi a scendere. Vado a rubarla. Se sei veramente così. Cosa sta facendo? Sto provando ad entrare. Eccola. Oh madonna, cos'è successo? Io le suggerirei così ad occhio di riavviare la missione perché è già arrivato a metà dei danni della macchina. No, ma parliamone. Devo farlo io? No, ma cioè, il discorso è, ti serve la macchina della polizia per fare perché 5 metri? No, ma il discorso è questo. Cioè, potrei dire che il discorso è questo qui, ma siccome lui non è che stava scappando, tu, se lei si mette lì davanti, scende. Vale. Questo era il problema di... Porca troia, madonna.
Allora, qui dobbiamo. No, vado di nuovo in ruota perché. Okay, adesso. Sì, vabbè, che è sempre lì, è sempre nord. Io Prosegue direi. dritto fino allo stradone e poi gira a No, sinistra. però continui a sinistra, vediamo dov'è. Perché sì. Occhio perché qui sono tutti quanti punti, quindi conviene uscire prima. Perché vedi che se lei esce alla seconda uscita, sono tutti punti. Ma va bene perché io la prendo direttamente Lei prende all'ultima che c'è prima del nulla, cioè sarebbe il secondo ponte. Passo sotto il secondo ponte la prima. Vada, io. vada. Vado. Signor Bene. Lune sgomma con delle Con la macchine limousine. non fatte per Cioè, vorrei sgommare. ricordare che 2 puntate fa stavo Le facendo derapate, sì. le derapate con un autobus, Una con per due due fa, sicari. signor Lune. Eh? Una per due fa. Beh, compresa questa. Qualche puntata fa. La puntata scorsa, perché dovete sapere che il signor Lune. Faccio un po' di difficoltà, sì. Lo spazio e il tempo sono dei concetti relativi Ma per il signor assolutamente sì. Ma comunque mi Sentro! sembra abbastanza tranquilla la cosa. Qui è di sera in Di centro. sera, il centro, tranquillo. Tra l'altro il centro di Rio non assomiglia assolutamente al centro di Rio. Volevo sottolineare Mentre questa cosa. invece ricordiamo che il lungomare di Miami è È identico. identico, mancano solo le palme. Io non sono stato a Miami, quindi non posso dire nulla, però mi sembra che non sia proprio così, proprio Adesso ci ritorni e mi farà in sapere. America. Eh beh sì, c'è già stato, la Comunque strada la possiamo dire conosco. finalmente uno sfondo degno di questo nome, perché prima c'era questo piattume, invece adesso abbiamo questi bellissimi sfondi di Rio. Non so se girano bene, cioè, non so se magari noi puntando a sud. Io uscirei a questa, Sì. però perché sono rompipalle. Cos'è quello? È un ponte che si illumina. Attrazione di grandissima attrazione di Rio, il ponte che si illumina. No, Non ha tantissimo tempo, signor ma siamo anche arrivati. Lune. Ma io ho una domanda, ma secondo voi ha un senso trasportare i propri soldi su una limousine e non Sì, su un perché ce ne furgone? stanno di più. Furgone blindato, come si chiama? Il Madeira, Madura, quel furgone blindato sudafricano. Ah, il non me lo ricordo. Ah, ecco, quindi finisce con la storia. Lui non è che ha rubato la limousine così. Lui ha rubato la limousine per farsi credere uno degli uomini di Vasquez. Ok. Altrimenti non avrebbe senso. O dinheiro vai para palado, hein? Onde está o Henrique? Que está acontecendo? Oh signore, non è Vem ancora cá! finita. No. É um motorista do Caino. È un È turista. un motorista do Caino. Esci da lì. Qui dovrò andare a sinistra, immagino. Cioè, quindi la limousine non era neanche l'obiettivo. L'obiettivo era usare la limousine per farsi da. Nostra mappa. Vabbè, niente, io faccio la strada Su, che ho su, fatto su, su, prima. perché non è perché tocca tornare. Ah no, sì, tocca tornare là. Faccio la strada che ho fatto prima, che Sì. va bene. Sempre dritto. Quindi alla fine era indifferente andare da una parte o dall'altra. Sì. Turista do Caio! Non è una cosa bella da dire a un turista. A meno che per loro turista non sia guidatore, driver. La No. Ducaino è brutta, eh. Oh! Oh mio Dio, cosa? Il Lei joystick si. dell'Xbox 360 ha deciso di attivarsi da solo così in un momento Lei. atipico. Perché dovete sapere che questo qui è un crossover. Noi giochiamo. Noi. Cross-gen, cross-pad. Esatto, noi giochiamo alla PSX Con un emulatore con un emulatore su un PC di recente. abbastanza recente, signor Lune ha fatto degli aggiornamenti. Ok, ho le parole grosse, però sì. Ed Cioè, si difende, il signor Lune gioca a MSG5 è bello.
E ricordiamo che invece WWE 2K15 va a scatti. Esatto. E... gioco che prima o poi entrerà di diritto, però vedremo. WWE 2K15. Assolutamente semplice. Beh. E beh, potrebbe essere una roba però interessante per alcuni. Io avrei adesso direi almeno qui. Sì, sì, adesso qui. Ah, beh, tra l'altro l'ha anche perso, quindi. Beh, direi che il signor Lune con molta eleganza. Ma adesso Lune, aspetti, ma... questi sono i fuori imperiali, l'ho riconosciuto. Fuori imperiali. Certo. In Brasile. Eh beh, in trasferta, che loro si meritano una vacanza. Nel tanto, 74. Cosa vuol dire? 74? Perché? Che cosa fa 74 che. Devi girare a destra, Ale! E io direi giusto giusto, è il tempo di salutarci, vi spiace un po' per l'allegro chirurgo che si aspettava una puntata più lunga, però lo sappiamo. Quindi sarà un po' meno allegro, quindi. Sarà un po' meno allegro. È il chirurgo interdetto. L'interdetto chirurgo, salutiamo l'interdetto chirurgo. E salutiamo anche tutti gli altri astuzzi, perché come abbiamo detto il tempo è arrivato al termine per oggi. Per oggi. Ma tra una settimana siamo di nuovo qui. Carichi proprio. A meno che il signor Lune non faccia qualche magheggio e dica: ma sì, cancelliamo questo, ricombiamo quella. E in quel caso ci ritroveremo una puntata di Driver 2 con il nome Il signor Lune è un deficiente. Ma lo scopriremo solo la prossima settimana in un'altra tesissima puntata di un'altra serie. Di quale canale? Obel, signor cane, sul tubo italiano. Noi esatto, siamo solo su questo. Fino a che qualcuno non ci propone una mega puntata. Me la godo. E me la gogo. Ciao. Ciao. Opens, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Lei, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, beh. È una fonte... Cioè...